Ragazzi, mi è arrivato lo Xiaomi Redmi Note 5 in colorazione red. Bellissimo! Welcome, friends! Ciao amici! Eccoci qua finalmente con il Redmi Note 5 rosso. Purtroppo non è un'anteprima perché me l'ha fregata già qualcuno. Sono andato per secondo. Procediamo subito con l'unboxing. Sono curioso anch'io di vedere. Stavo mettendo il coltello al contrario come un'altra volta. Quando mi sono tagliato, non so se qualcuno si ricorda. Ecco qua. Siete pronti? Un momento di suspense. Pronti? Via! Eccolo! Nella colorazione rossa! Aspettiamo un attimo. Allora, per chi non ha mai visto i miei video, gli ultimi video sul Redmi Note 5, allora qua dentro abbiamo una coverina completamente trasparente, a meno che non prendete il modello nero, ok? E qui abbiamo un caricabatterie formato europeo, italiano, 5V 2A e un cavetto USB, micro USB, e una spillettina per estrarre il cavellino, ok? Ragazzi, una cosa non ho trovato dentro qua, sono io rimbambito. Ah no, scusate, il fogliettino delle istruzioni è dentro qui, ok? Via! Adesso andiamo a vederlo. Rosso. Allora, prima di tutto devo ringraziare chi mi ha dato l'opportunità di averlo qui oggi. E si chiama, non mi ricordo, aspettate un attimo. Ah, Luca! Luca, ciao Luca! E Gearbest, logicamente, perché è stato preso su Gearbest, grazie a Luca che se l'è comprato lui con i suoi soldini e mi ha dato la possibilità di vederlo. Ok? Non faccio una vera e propria recensione perché l'ho già fatta di questo modello, però è bello rosso. Luca, cosa ne pensi? Veramente bellino, però comunque le caratteristiche tecniche le dirò lo stesso. Ragazzi, cosa abbiamo? Allora, abbiamo l'ingresso del jack, qui il microfono, la porta micro USB e lo speaker di sistema. Invece qua sopra abbiamo il secondo microfono per la soppressione dei rumori, dei frusci, e il sensore, non il sensore, l'infrarosso per comandare i televisori, i condizionatori, tutte le diavolerie che utilizzano l'infrarosso. Da questa parte abbiamo il cavellino con le due nano SIM, o una nano SIM e una micro USB. E da quest'altra parte abbiamo i tasti volume e il tasto d'accensione. E che bellezza questa fotocamera, cosa ne dite? Da 12 e 5 megapixel con doppio flash LED e sensore per l'impronta. E invece qui abbiamo una fotocamera da 13 megapixel. E qui sensore luminosità e prossimità.
e qui la capsula audio. Allora, andiamo a togliere questa bellissima pellicola. Ve lo faccio vedere per benino. Me lo guardo bene anch'io perché poi non ce l'avrò più. Comunque è lo stesso colore del Redmi A1. Non so se ve lo ricordate, la versione rossa che ho recensito su questo canale. Identico. Veramente bello. Veramente bello. A me piace tantissimo. Penso che a Luca gli piaceva anche lui, anche se aveva qualche dubbio, perché secondo lui poteva essere un colore prettamente femminile. E per questo chiediamo un'opinione alla mia amica Elena. Elena, cosa ne pensi di questo colore? Ah, il colore è figo, è un bel rosso, sì. Ma per te è femminile? Luca aveva dei dubbi. No. Luca non è femminile, anche tutti voi che volete comprare un telefono di questo colore, non è femminile, lo dice Elena. Bello. Il colore è veramente figo, come dice Elena. Allora, questa versione è da 4,64. Il display è da 5,99. Poi la batteria è da 4000. Le fotocamere, l'ho letto prima, è da... Il display è da 2160x1080 pixel, poi c'ha una CPU Snapdragon 636 octal core 1.8 GHz. Appena lo accendete ha una MIUI 9 che poi lo aggiornate subito alla MIUI 10. Poi ha un Bluetooth 5.0 e ha la banda 20 e tante cosette come il GPS, la GPS GLONASS, eccetera eccetera, ragazzi. Allora lo accendiamo, eccolo qui, vi salto tutta la configurazione e ci vediamo tra poco con lui acceso e configurato al minimo. Mettiamo l'italiano. Mettiamo in che paese siamo. Noi siamo in Italia. Se la troviamo. Ok. E adesso procediamo. Eccolo qui. Acceso, ragazzi. E sicuramente avrà la MIUI 9 e noi lo aggiorneremo subito. Versione Android 8.1.0 e MIUI 9 e noi andremo ad aggiornarlo alla MIUI 10. Allora, è arrivata la notifica di aggiornamento alla MIUI 10. E adesso lo aggiorniamo e poi andremo a vedere la bellissima MIUI 10. Ragazzi, siamo pronti a riavviarlo per avere la MIUI 10. E finalmente la MIUI 10. Ragazzi, veramente favolosa questa ROM. Comunque oggi non parliamo della MIUI 10. Comunque, faccio vedere, è così, è molto simile all'iPhone. Ok. Guardiamo bene, vi faccio vedere bene lo smartphone per chi sarebbe. Per chi è interessato a un eventuale acquisto, che poi lascerò il link sotto in descrizione, ma vi dico già che in questo momento il telefono nei magazzini
di Gearbest è esaurito, nei magazzini di qualcun altro non lo so. Comunque questa colorazione rossa si trova in pochi store, quello principale è Gearbest. Su Amazon non c'è, perciò inutile che cercate, però magari fra qualche giorno ci sarà. Però costa, purtroppo la pagate circa 200 euro, ok, vi danno la cover ma la pellicola in vetro non è compresa e dovete ordinarla anche quella con circa 1,50 euro, 2 euro, quello che volete, ce ne sono tutti i tipi, quelle che coprono di più, quelle che coprono di meno, ok? Guardate una cosa, so, sì, veramente bellino, bellino. Ok, noi ci vediamo ad un prossimo video. Spero che questa colorazione vi sia piaciuta. Io non l'acquisterò perché c'ho lo Xiaomi Mi 6 nella colorazione blu. Lo cambierò, penso mai. Cambierò lo Xiaomi Mi 5 Black in ceramica, nero ceramica, quando uscirà uno Xiaomi che mi piacerà. Non è che non mi piacciono questi, però io voglio telefoni più prestazionali e in questo momento i Mi 8 che hanno fatto non mi piacciono. Sta uscendo il Mi 8 Pro e vedremo, ma se non ha la ricarica wireless e non ha e non è IP67-68 e ha una batteria piccola, più piccola del mio, non l'acquisterò. E magari, chissà, può darsi che cambierò anche marca. Però rimarrò sempre fan Xiaomi. Comunque, ragazzi, un'ultima volta, un girettino e noi ci vediamo in un prossimo video. Condividete il video, iscrivetevi al canale, tanti bei pollicioni e comprate a più non posso su Gearbest. Ciao!